Una sconfitta che brucia per il Dattilo, che ieri pomeriggio al Provinciale ha perso il confronto con la Gelbison per una rete realizzata nei minuti di recupero dal 18enne Di Fiore, entrato nel secondo tempo. Il Dattilo con questa sconfitta ha perso l'occasione di sorpassare la Cireale, che ieri ha perso sul campo del Santa Maria Cilento. I biancoverdi restano in lotta per i play-off con la formazione della provincia di Catania, ma trovandosi distanti di 2 punti sono costretti a vincere l'ultima partita contro il Rotonda e sperare nella sconfitta della Cireale contro il San Luca. Quella di ieri è stata una gara dal poco spettacolo in campo, più avvincente invece quello fra gli spalti con la presenza del Palermo, rappresentati dal direttore sportivo Renzo Castagnini e dall'allenatore Giacomo Filippi al Provinciale per visionare da vicino Pietro Terranova, possibile obiettivo di mercato rosanero. Nel secondo tempo ha raggiunto l'impianto anche Riccardo Fabbro, noto ai trapanesi nei giorni che segnarono il passaggio di proprietà del Trapani da FM Service ad Alivision. Nessuna presenza legata al calcio, fa sapere l'ex direttore generale dell'Arezzo. Nel frattempo però in campo il Dattilo ha tentato il tutto per tutto, cambiando più volte modulo e spingendosi in avanti, senza però giungere a conclusione. La Gelbison invece prima ha provato a portarsi avanti con Messina, con il suo tentativo fermato da un abile Grimaudo. All'ultimo giro di lancette il gol con il tiro da fuori area realizzato da Di Fiore, una gran rete che ha risolto di fatto il match. Al triplice fischio pesanti i battibecchi tra le panchine.